combinazione dei cavalieri dello zodiaco, il segno della Vergine. Ogni riferimento è puramente casuale. Sono un po' un misto tra, per esempio, uno del Carnevale di Rio, tra anche un samurai, l'ultimo dei samurai, e un po' pure il mago Terma, dai. Un po' pure il mago Terma. Noi veniamo. Però dai, beh, mi piace come è uscito l'effetto oro dell'armatura. Però, detto questo, è il mio primo tentativo di costumi di carnevale. Non so se ci andrò veramente in giro così. Però l'elmetto mi piace. Mi piace come è uscito. E niente, questo è stato il mio primo DIY. Può darsi DIY, può darsi che ne farò altri. Che comunque mi sono divertito, eh. Ci ho dedicato un sacco di tempo, la sera soprattutto. Però ci sono divertito. Questi sono gli stivali. Dai, primo tentativo. Penso che farò ancora qualche altro esperimento o qualcos'altro. Comunque dai, sono abbastanza soddisfatto. E poi dall'altro, uno degli stivali, il nostro cane Rosy se l'è anche mangiato, quindi ho dovuto rifarlo. Questi stivali mi sono usciti abbastanza fighi. Questa è la mia interpretazione dei Cavalieri dello Zodiaco, armatura d'oro, il segno della Vergine. Questa è... ci ho messo un po' di tempo. Ringrazio anche mio padre e mia madre che mi hanno aiutato. La parte più difficile è stata... La parte più difficile è stata, non ci crederete, ma attaccare questo mantello. E niente, allora ho detto, nonostante il cane che mi si è mangiato uno stivale e tutto, sono riuscito a finirlo. Questo sarà il mio costume di carnevale, anche se non penso che ci andrò in giro, papà non mi riprende le ciabatte. Però, dai, il risultato ci piace. E come vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!